e poi amano Socrative. Hanno un esempio per i contenuti, per i contenuti. Ma perché? A loro sembra, cioè Socrative lo vivono come, per loro è diventato il compito, la prova, è diventata superflua, cioè a loro interessa in realtà il prodotto, la presentazione del loro prodotto. Cioè per loro Socrative è una roba sbrigativa. Dobbiamo togliere il futuro. No, ma neanche quello, perché poi sono contenti di mostrare il loro livello di consapevolezza e di padronanza di cose che prima, fino a poco prima, per loro erano ostacolone, cioè quando arrivavano e dicevano oggi la Viscusi fa compito di storia, erano piegati in due e quindi erano provati, no, da questo dover padroneggiare il contenuto e da dover padroneggiare la domanda, fronteggiare il causa conseguenza. Adesso invece è talmente automatico, perché lo masticano, lo digeriscono per tanto tempo in un lavoro così collaborativo, così ricostruente, no? Di tutto il fenomeno, per cui per loro è quasi come per dire allora sappiamo queste cose, però tanto dobbiamo farlo, e ci godono anche dell'idea che guarda, siamo arrivati a questo livello, gente che prima arrancava in un modo incredibile, cioè DSA ad esempio sulle date facevano veramente una fatica mostruosa per cui uno si asteneva dal chiedere, invece loro in qualche modo adesso si orientano sulle cause, sulle conseguenze, stanno collocate in uno spazio nel tempo. Una delle nostre DSA drammatiche per cui la guardavi, cioè, avanti o dopo Cristo, e lei era quasi un parto, no? Proprio del tirare fuori se era avanti o dopo Cristo, perché proprio non sapeva neanche da che parte si orientasse nello spazio e nel tempo, come la destra e come la sinistra. Invece per lei masticare questi contenuti per un lungo periodo è una modalità per mostrarti che in qualche modo quelle robe lì le sa. E quindi è superata la fase del contenuto, cioè la fase del contenuto che è in qualche modo la nostra priorità, fare in modo che loro sappiano. Poi l'altro aspetto interessante è che loro ricordano nel lungo periodo, questo. Avendolo maneggiato, avendolo masticato per un lungo tempo, loro ricordano nel lungo periodo. Loro di Nerone sanno, cioè loro sanno sicuramente che cosa è accaduto nella storia. È ovvio che il manuale nostro è un manuale alto così, e alcune parti si deve inevitabilmente sorvolare perché ci fiondiamo sull'aspetto. Adesso ad esempio stiamo facendo l'illuminismo e tutta la parte relativa ai concetti filosofici, c'è un gruppo di eccellenza che lavora con il professore di filosofia, loro non fanno filosofia, che lavorano su Rousseau, Montesquieu, cioè riescono ad affrontare queste cose e poi ricordano. Questo è l'altro aspetto interessante. La storia non è più solo un contenuto da ripetere a memoria della professoressa. E allora nel momento in cui Socrative deve farmi capire quanto ne so tanto. Lo amano perché è una gratificazione, è gratificante. Il compito diventa se lo faccio così diventa gratificante, però posso anche fare la verifica tradizionale in cui chiedo, spiega cause e conseguenze, per loro non c'è più problema. E poi l'altro aspetto interessante è che io riesco anche a fare dei collegamenti con l'italiano. Il compito, il tema, il testo argomentativo, il saggio breve lo colloco nella parte di storia e loro sono perfettamente tutto. Ho appena fatto uno sull'illuminismo e loro hanno una padronanza di lessico incredibile, perché sono settimane che lavorano su quello, quindi sanno perfettamente Kant, lo sanno maneggiare e sanno in qualche modo scrivere con un lessico adeguato e specifico. Quindi mi chiedevo sul discorso dei tempi della attuale. Tempi sono una lotta strana. Perché fare tutta questa roba mesi. Io non sono arrivata in fondo. Immagino un anno pure. Infatti io lo distribuisco su due. Mentre lei è più vincolata al periodo, perché esaurire quel periodo, io nel frattempo devo fare anche analisi, per cui ho introdotto le due cose in parallelo. Per cui ho dato gli strumenti necessari a lei per la lettura, ma tutta la parte di approfondimento su varianze, direzione standard, analisi dei grafici, tutto quel libro che voglio. Tutto,
gli aspetti di quel libro che voglio proporre più specifici li diluisco in 2 anni e l'anno prossimo faremo Ask for Evidence, non quest'anno, non ce la facciamo. C'è un aspetto interessante che loro in qualche modo imparano anche ad essere molto più autonomi, quindi nel momento in cui io non riesco a fare determinati argomenti perché prendo macro argomenti importanti, ad esempio adesso l'illuminismo, tutto questo aspetto grosso, ho dovuto inevitabilmente tralasciare determinate cose o comunque scivolare in modo molto più veloce. Loro nel momento in cui io assegno delle parti del manuale che in qualche modo traghettano da una fase all'altra, sono molto più autonomi, sono in grado di leggere e di comprendere, mentre prima talvolta alcuni di loro leggevano ma non capivano, quindi se non c'è una spiegazione e certe cose sono anche in grado di approfondirle da soli perché hanno questa abitudine all'approfondimento. Certo che per me è una mannaia l'esame di Stato, è veramente una mannaia, perché comunque mi obbliga al programma, mi obbliga agli autori, mi obbliga a doverli portare con determinate cose. Ad esempio ero rimasta molto indietro nella parte, abbiamo fatto un lavoro molto grosso su Dante, Vita Nova, il collegamento Vita Nova, Divina Commedia, che loro era piaciuto anche molto, inevitabilmente ho dovuto affrettarmi su altre cose. Beh, comunque le novelle, il Boccaccio, il contesto, la cornice lo hanno affrontato anche in parte da soli e poi abbiamo insieme ricostruito, proprio perché hanno delle dinamiche diverse nell'approccio con il contenuto. Certo che non si può delegare tutto il resto, cioè fare 2 argomenti e poi tutto il resto ve lo fate da soli, per carità, questo no. Il fattore tempo per me è assolutamente devastante. Diceva Francesca, abbiamo incontrato altri che invece ci dicono no, perché comunque si velocizza, noi non velocizziamo niente perché andiamo a fondo le cose. Ci sono anche delle scuole di pensiero di questa didattica che in qualche modo non vanno a fondo, cioè fanno vedere un micro video a casa, arrivano a scuola, fanno un micro lavoro, poi basta, chiuso. Qui si perde lo scopo dell'andare a fondo, però andare a fondo i ragazzi scoprono un'altra dimensione. Un'altra dimensione della disciplina, un'altra dimensione, a loro piace storia e piace anche in qualche modo calarsi nella storia. Quando tu gli dici ricostruite, c'era stato un lavoro che avevano fatto ad esempio sul Rinascimento, un gruppo aveva utilizzato un avatar con Tellagami, avevano trovato tutto un video in inglese che spiegava la costruzione della cupola del Brunelleschi. Allora se lo sono tradotto in italiano, hanno preso l'avatar e gli hanno fatto recitare, non la traduzione ma l'hanno adattata e modificata, della ricostruzione, della spiegazione della ricostruzione della cupola del Brunelleschi. Quindi per loro la storia diventa viva. Volevano andare a Firenze a vedersi la cupola perché li aveva talmente entusiasmati questa cosa, per cui diventa una dinamica differente. Abbiamo fatto un lavoro ad esempio su Palmira, la regina Zenobia, Palmira, erano proprio i mesi della liberazione, no, della distruzione, al tempo della distruzione. Quindi la storia è il presente, il telegiornale per loro diventava l'attualità, ma loro sapevano esattamente chi era, cioè la regina, Palmira, sapevano tutto perché in qualche modo il presente diventava vivo. E quindi questo a volte ci scoraggia, no, il fattore tempo, e poi immediatamente ci incoraggia quest'altra prospettiva, che i ragazzi appunto non avendo altri strumenti, essendo comunque non liceali, quindi tu non puoi assegnare 60 pagine, leggiti questo e poi preparati perché non ce la fanno, i nostri allievi alcuni non ce la fanno proprio intellettualmente, non leggono e non capiscono. Adesso in qualche modo hanno delle dinamiche di lettura, di comprensione, di schematizzazione. Per ora ad esempio adesso farò una mappa concettuale con loro usano Inspiration perché abbiamo l'iPad, quindi Cinex per chi non ha l'iPad, per loro è, io l'altro giorno facevo leggere un passo di Rousseau
e hanno fatto a casa la mappa e lo schema del ragionamento di Rousseau utilizzando Inspiration, e hanno schematizzato i tre poteri e in qualche modo schematizzato con una mappa, quindi hanno una visione diversa del contenuto, sono in grado di vedere il contenuto in un modo diverso. E per degli studenti dell'istituto professionale è abbastanza importante, perché se no io faccio un raffronto con le altre classi, è una mera trasmissione del contenuto mnemonico, pura e cruda. Si accontentano di leggere quelle quattro cose con un lessico che non capiscono quello che dicono. Talvolta alcuni dei nostri studenti non capiscono quello che dicono. Il lessico invece per loro è diventato assolutamente importante. E poi c'è questo strumento in qualche modo anche dell'apertura della presentazione. Ad esempio adesso stiamo provando a lavorare sul dibattito, il debate. Quindi il gruppo dell'eccellenza seguito dal collega di filosofia esporrà il proprio lavoro attraverso un debate. E però questo li deve abituare a un lessico alto e a un'argomentazione serrata, perché hanno dei tempi assolutamente stretti per dire le cose e non possono neanche scriversi tutto e prevedere adesso io dico questo e tu dici quello, perché sennò diventa una finzione, no? Quindi devono avere le loro posizioni, pro da una parte e contro dall'altra, devono sapere esattamente quali sono le tematiche, però poi un po' dovranno improvvisare. E per gli studenti del professionale è veramente dura, è dura anche esporre di fronte agli altri. E loro in qualche modo delle capacità, un po', non tutti, dobbiamo dire che abbiamo degli studenti che arrancano ancora molto, però in qualche modo anche chi aveva poco, un po' di più. E il gruppo delle, come dicevi, il gruppo delle eccellenze non è che viene divisa la classe, questo ci permette di personalizzare, per cui loro automaticamente in certi momenti li facciamo lavorare in tutte le fasi, li facciamo lavorare in questo modo. Poi nella fase finale, accanto al gruppo che magari, soprattutto parlo del mio caso in matematica, alcuni lamentano delle lacune, io non ho ancora ben capito questo, non ho ancora ben capito l'altro, questo mi permette automaticamente di prendermi il gruppo che ha difficoltà è far lavorare su queste attività più stimolanti, no? Per cui non è che nasce il gruppo delle eccellenze, nasce su una divisione, allora tu fai il gruppo o lavoro. No, l'ho scelto in modo volontario. No, se invece di fare questo anche a me nasce poi così, perché è una capacità, un livello che hanno raggiunto e quindi un'esigenza di mettere a frutto le loro competenze, e nasce assolutamente spontaneo questa suddivisione, a seconda proprio dell'argomento, perché non è detto che chi è riuscito a capire a fondo un argomento sia sempre quello stesso gruppo, lì cambiano anche spesso i ragazzi, per cui a seconda di quello che stanno studiando, di quanto hanno interiorizzato, del percorso che hanno fatto e di quanto li ha stimolati, di quanto li ha motivati, per cui è una cosa che nasce assolutamente spontanea tra di loro, non siamo noi a definire questi gruppi, se li definiscono loro, mentre i gruppi di lavoro del modulo, quindi dalla sfida iniziale fino al prodotto digitale, sono sempre fatti da noi. Li teniamo fissi per un quadrimestre e poi il secondo quadrimestre cambiano, perché riteniamo che sia importante farli ruotare all'interno dei gruppi, ma è anche tanto importante che il gruppo si stabilizzi e si conoscano, devono lavorare e si specializzino. Se continua a cambiare il gruppo, di nuovo riparte il problema, no? Della definizione dei ruoli, della stabilizzazione del gruppo, e abbiamo visto che l'ottimo è fare due o tre cambi grossi durante l'anno, mentre lascia spazio durante il periodo del recupero, dal momento del recupero, quindi andiamo a riprendere ciò che non vi è chiaro, chi ha chiaro lavora per conto suo e gli altri lavorano con noi, per cui si riesce sempre a riportare un po' tutti sui livelli minimi, che è un po' il successo formativo, insomma, perché non lasciare nessuno dietro, e poi dove gli altri arrivano. È bello vedere, io mi ricordo, adesso ho appena finito un lavoro di recupero con un gruppo di ragazzini che erano rimasti indietro nella parte di geometria algebrica, e li ho portati in laboratorio e ho lasciato dei computer su Desmos, questa applicazione che uso tantissimo, che disegna curve, che è molto creativa, e gli ho fatto vedere, esplorare, e ho guardato un po', si possono fare dei disegni con Desmos, perché tu prendi la retta, la limiti in un pezzo di dominio e ti fa un piccolo segmento invece di tutta la retta, allora giochi a farle facce. Di lì hanno cominciato ad avere delle esigenze. Professoressa, come si fa
sta a fare l'altra retta messa però per così, e tu guarda, basta cambiare l'inclinazione, l'inclinazione si cambia. Questi mi hanno fatto le traslazioni, era un gruppettino di 6, hanno fatto metà programma successivo, tutto legato solo all'esperienza e all'intuizione. Che chiaro, io riprenderò, formalizzerò, gli darò le emozioni, come si trova. Ma allora l'intuito, hanno capito, il semipiano si trova facendo, mettendo il maggiore uguale, con l'uguale mi disegna la retta, per colorare dentro la barca basta mettere il maggiore. Allora, perché lo capiremo dopo? Però questo primo approccio, che è stimolato dalla curiosità, è quello che provo a fare, è quello che produce apprendimento. E apprendimento significativo, che poi sistematizziamo. E allora questo se lo sono fatti tutto da soli, legato proprio alla motivazione, no? Per cui quello che spinge i ragazzi ad andare a volte, quando noi gli stimoliamo in un'attività a casa, la riprendere, dico, sai, guardi, ho fatto questo video, guardi, ho fatto questa ricerca, e un po' giocare su quello, no? Come facciamo tutti. Però funziona veramente. Posso chiedere una cosa? Ero molto incuriosito da questa parte sul confronto dei dati. Posso sapere qualcosa di più sulla riforma luterana? L'aspetto che poi è la presentazione statistica. Sì. Noi abbiamo preso, per ora siamo fermi al punto in cui abbiamo preso i dati. Io mi occupo della parte di analisi, no? Per cui abbiamo preso dei dati, li abbiamo trasformati in tabelle, abbiamo cercato qual era il grafico che meglio rispondeva alla rappresentazione di questo fenomeno. Erano delle due confronti tra la situazione italiana. Sì, la situazione, c'è uno storico legato soltanto al fenomeno italiano e l'altro che invece confrontava i dati quantitativi Italia e Spagna legato all'inquisizione spagnola, i casi, i processi. Ma sempre, quindi sempre il discorso delle vittime. Sì, legato a questo. Quanti casi di processo avevano analizzato per l'Italia e quanti invece il confronto con l'Inquisizione spagnola? Il problema del confronto con l'Inquisizione spagnola era perché comunque in Spagna l'Inquisizione nasce molto prima e nasce con un altro scopo, cioè uno scopo in qualche modo legato al potere, è uno strumento del potere che non c'entra nulla con la riforma protestante. Quindi è uno strumento in qualche modo consolidato all'interno dei meccanismi del potere e quindi è già antecedente e ha tutta una serie di casi di statistiche. E poi c'era l'altro storico che invece analizzava i dati sulle vittime visti però dall'occhio ovviamente dei protestanti e quindi quello che agli storici cattolici sembravano dei dati assolutamente in linea e limitati dalla parte protestante venivano visti come delle quantità assolutamente esagerate rispetto a quello che era stato il fenomeno. Quindi osservare gli stessi dati con una doppia ottica contribuiva al contrario. Sì, l'ho visto, non posso girare qua. Però vi faccio, ecco, si tratta solo, io mi sono occupata della parte di interpretazione dei dati, che in genere studiamo l'indice centrale, cosa meglio prendere, la media, la moda, la mediana, quale che descrive meglio, tutta la parte poi di contestualizzazione storica viene fatta la storia. Io mi sono limitata a prendere, ad analizzare con i ragazzi le pagine, estrapolare i dati, costruire dei grafici. Che aveva. Questo è il Prosperi. Che aveva. E i grafici sono già creati da Prosperi. Questi sono presenti sul libro. Poi ci sono una serie di dati che hanno da dare, da costruire, mettere in tabella, percentuali da trasformare. Quindi il lavoro più interessante per la mia materia, per la mia parte, era quella proprio di andare a estrapolare e provare a creare e vedere cosa succede se io presento per esempio un grafico che a un certo punto tolgo tutto lo zoccolo comune sotto, dà tutta un'altra impressione della lettura, allora cosa cambia se io vado a togliere lo zoccolo sotto, perché cambiano i rapporti, cambiano le proporzioni, quindi si arriva a tutta una serie di considerazioni interessanti dal punto di vista matematico che possono avere magari una dimensione all'interno della contestualizzazione storica. E ripeto tutto questo discorso qua per me è biennale, io ci sto lavorando, sono arrivata al concetto di distribuzione, concetto di variazione, di variazione standard, di varianza di variazione standard, quindi parallelamente lavoriamo un po' su dati e un po' su problemi dati dal contesto reale. Molto bello è quel libro che è divulgativo, Donald Huff, Mentire con le statistiche, How Right to Make Statistics, molto carino, un bel libro, facile
e propone proprio degli esempi, quindi si parla di un campione, per esempio, quando il campione è rappresentativo, come faccio io a scegliere un gruppo di persone che mi diano effettivamente una lettura della realtà? Ma perché questi dati magari non sono rappresentativi di tutta la totalità del fenomeno? Perché vanno ad analizzare solo Modena e Modena. Perché quel periodo non è rappresentativa? Perché solo i dati di Modena non sono rappresentativi, non si possono estendere alla comunità intera, al fenomeno italiano, oppure è sufficiente andare ad analizzare questi? Insomma, tutti i dati, tutte correlazioni che ci possono essere, trasposizioni che ci possono essere dal piano statistico al piano contestualizzato storico. E attenzione, in modo molto livelli molto semplice, perché noi siamo, insomma, sono ragazzi di scuola superiore, facciamo l'università, questo sarebbe oggetto di una tesi di laurea. Ma gli vogliamo fornire proprio qualche piccolo esempio in cui già iniziare a fare delle considerazioni. E questo, il nostro obiettivo però è portare questi esempi all'attualità, al giorno d'oggi. Quindi questa Ask for Evidence, che è l'associazione americana e in Italia si interfaccia con questa associazione, ho conosciuto i ragazzi che vanno da noi a raccontarci come lavorano, è molto interessante perché raccontare ai ragazzi, a volte ti trovi di fronte a delle proposte che non sai valutare, non hai strumenti, uno non sa tutto dal punto di vista scientifico, non sai valutare se è efficace una medicina, se è efficace, parliamo della pneumoterapia piuttosto che dei vaccini, ma anche nel concreto, ho fatto un esempio, vado dal dentista e mi mettono qua un bollino sulla fronte che magari dice che assorbe i fotoni e mi permette di non vomitare. E allora, se sai che ti faccio questo lavoro in bocca, potresti, allora io ti metto questo che assorbe le radiazioni fotoni, tutte cose. No. C'è un dentista da cui è andato mio marito che l'ha fatto, gli ha messo questo bollino per evitare. Allora ho detto ai ragazzi, come funziona? Che cos'è? Ci crediamo, ce lo facciamo mettere questo bollino? Non farà niente, perché al massimo non fa niente, male non fa, ma perché andare ad avvallare una cosa di questo genere? Allora andiamo a documentarci. Non possiamo farlo perché non siamo fisici, allora poniamo questa questione ad Ask for Evidence. Loro hanno un'equipe che lavora e ci dà le evidenze scientifiche, se non le abbiamo trovate prima noi, ci danno evidenza scientifica, allora a quel punto noi abbiamo solo il compito di leggere, capire e divulgare. E quindi andare dal dentista e dire, mi scusi, la sua, questa è una evidenza studiata, se lei la paga spende, butta via dei soldi e io pubblicizzerò il fatto che lei utilizza una cosa che non ha fondamento scientifico. Però prima di fare una cosa del genere, per una certa cosa prima, devo documentare. Questo è un po' l'atteggiamento critico che secondo me è giusto passare ai ragazzi. Il dentista è stato sfortunato perché suo marito è un fisico. È stato castagnato da bere. Però, no, ma non è, ci sono certe, a volte noi le subiamo, no? E allora, i nostri ragazzi bevono più o meno qualsiasi cosa, e soprattutto a casa magari sono spinti anche a non credere a queste cose, a non sviluppare l'atteggiamento critico, è forse il nostro dovere. Un paio di domande, se abbiamo ancora tempo. Nel confronto con le altre classi, o con il prima rispetto ad adesso, si è cambiata la disponibilità verso il lavoro a casa dei ragazzi? E poi, visto che sono in quarta adesso, se rispetto alle altre classi, per l'orientamento futuro, un lavoro di questo genere ha sviluppato qualche idea più chiara o più confusione? Non so. Ci stanno studiando, nel senso che l'Università di Padova all'inizio ha mappato i nostri allievi con un test, una serie di test legati allo studio, legati alle capacità, alla motivazione, all'approccio allo studio, quindi proprio in fase iniziale. Poi l'anno scorso, quindi in terza, hanno preso una classe campione in cui si lavorava meramente in modo frontale e hanno chiesto loro di completare, sia gli insegnanti che gli studenti, un questionario legato all'aspetto emotivo e motivazionale. E in confronto, appunto, ci diceva questo docente dell'Università di Padova, stanno rielaborando questi dati, pare che stia dando dei risultati, cioè avrà da comunicarci dei risultati in merito. Rispetto alla loro capacità di sapersi destreggiare sicuramente rispetto ad altre classi e saper lavorare anche a casa, loro ad esempio non hanno mai, quando si dà un lavoro in piattaforma, quando si assegna un video, non arrivano mai senza aver fatto il lavoro, mai, non è mai accaduto, perché si sentirebbero dei pesci fuor d'acqua.
cioè non potrebbero fare le attività. E quindi non esiste, ah prof non avevo la connessione, mai nessuno che ci abbia detto non avevo la connessione in 4 anni, che c'è gente che magari ha anche delle difficoltà notevoli economiche avere la scheda, il fatto era hai l'iPad, devi sempre avere la connessione, devi sempre essere in grado di lavorare e sempre essere in grado di portare il lavoro. Non è mai accaduto, quindi hanno un senso di responsabilità molto alto rispetto al lavoro che si fa. Non lo prendono mai come un aspetto, ma sì, guarda questa, cosa vuole che facciamo, facciamo il contentino, il compitino, come a volte fanno nelle altre classi. Quindi rispetto a questo sicuramente lavorano di più. A volte chiediamo tanto, perché io ad esempio quando chiedo un video da un'ora, un'ora e un quarto, è tanto schematizzarsi un video di storia da un'ora, un'ora e un quarto, una puntata intera, perché comunque i concetti ce ne sono tanti. E mi accorgo dalla mole di appunti che hanno, che è faticoso, però il DSA ad esempio se lo può smontare in pezzi da 10 minuti e quindi do il tempo sufficiente per, e se lo può rivedere quante volte vuole. Quindi loro sono anche più rassicurati da questo, perché hanno gli strumenti e in qualche modo possono lavorare con i loro tempi. E questo li aiuta e li favorisce, e anche nel ripasso poi hanno le mappe, gli schemi, la linea del tempo, la mappa concettuale fatta tutti insieme, per cui a loro basta un'occhiata alla mappa e in qualche modo sono presenti. Questo forse li aiuta rispetto ad altri. Sul futuro non avevo ancora, non hanno ancora pensato bene a che cosa fare dopo. Sicuramente su una classe di 16, siamo solo 16, 3 hanno sostegno e quindi sarà difficile, non scegliere qui una particolarmente in difficoltà. Gli altri hanno iniziato ad andare adesso anche l'incontro all'università, gasatissimi. Sicuramente un indicatore interessante è stato quello che sono oberati di loro, che hanno tanto la radio, i pomeriggi in radio, tutto. Però è venuto fuori la libertà di scegliere se fare il corso per la LIS, la lingua dei segni o meno, e nella nostra classe sono il livello più alto di adesioni all'interno della 10 scuola. 10 hanno deciso di fare anche, oltretutto questo, il corso LIS che è specializzante. Quindi probabilmente hanno maturato anche il fatto che è un impegno che porta poi a un risultato. Questo sicuramente un po' ce l'hanno. Un ragazzo, per esempio, se vuole, ha deciso che con la radio ha scoperto che tutto l'aspetto di comunicazione mediale, eccetera, interessa, per cui ne farà probabilmente la sua professione, è intenzionato a fare quello, per cui è quello che dà consigli a tutti sui video, castagna durante l'audio di gruppo, no? Potevi chiamarmi, ti mettevo a posto l'audio, oppure no, faccio io questo, adesso mi avete fatto la registrazione, io la sempre vi do l'MP3. Cioè, una forma di lavorazione. Alta competenza. Una forte competenza. Poi sono molto bravi anche sul, le scelte non ancora. Sul digitale, ad esempio, sono molto indipendenti, sono molto bravi. Ad esempio io ho accennato a dei maze che consente di fare delle presentazioni con il 3D, quindi una sorta di mostra, percorso di mostra virtuale in 3D. Un allievo ha detto me la guardo, provo a vedere. Hanno fatto il lavoro e l'hanno presentato con il maze, perché lei si è data da fare, si è studiato, l'ha visto, ha avuto qualche intoppo, qualche difficoltà, però ha detto penso di farcela, spero di farcela, ce l'ha fatta. Quindi ci sono anche queste, poi una ragazza che tra l'altro nella parte dell'approccio della scrittura è disastroso, però ha una competenza digitale altissima. Invece un'altra che ha scoperto, noi abbiamo fatto un laboratorio di scrittura collaborativa creativa con la scuola Holden di Torino, ha scoperto che le piace da matti la scrittura e quindi lei nel suo futuro dovrebbe lavorare proprio su questo aspetto. Il blog, la radio in qualche modo li ha stimolati anche a questo. Sono delle opportunità che le altre classi non hanno, certo che le altre classi non hanno. E quindi questo è difficile operare un confronto, però sicuramente loro, forse nel loro destino, sarebbero stati seppelliti nella massa del mare magnum dei loro compagni più o meno uguali, perché di brillanti poi ne abbiamo forse uno o due. È una classe molto piatta purtroppo, perché è una classe che ha curiosità. Di per sé, dobbiamo sempre stimolare. È una classe, e mentre l'altra quarta, che io avevo perso l'anno scorso per questioni di orario, ma era una classe che andava avanti in parallelo ed era una classe di persone che non studiavano niente, ma molto brillanti, perché avevano una gran voglia di fare. Per cui queste classi sarebbero, secondo me, venuti fuori con una maggiore originalità, una maggiore creatività.
questi sono piuttosto spenti dal punto di vista della creatività, dell'iniziativa in certe circostanze. Vabbè, sono stati molto stimolati, sono bravi, fanno un sacco di cose, però manca un po' quella, quell'aspetto un po' birbo, discolo, che è un po' polemico, ecco, sono sempre d'accordo con noi, sì, ci piacciamo, va bene, solo a un certo punto sono scoppiati, però anche sono detto, adesso se ci finiamo l'ora dell'alternanza, ma basta proprio, perché siamo stanchi, non capisco. Si sono lamentati un po' di quelli, sono molto sotto pressione, però non sono rivoluzionari. Sarebbero stati forse opachi degli studenti, sì, sono opachi, però sarebbero stati molto degli studenti opachi. Invece qui qualcuno di loro ha cominciato a capire che certe cose le trova affascinanti. Il vostro indirizzo del sito accessibile, guarda, perché io ho provato la posso fare il metodo di guarda, ma... cioè, vedete questo qua, no. Sì. È qui, no, è questo qua il portale. Allora, l'indirizzo è? Sì, quello lì che ho copiato. Ah, quindi non. Perché io sì. Non so di senza ma punto, non senza punto, non punto. Non devi mettere V. Non ci so. Ah, ok. Non devi mettere V davanti, proprio sites, proprio Google Sites, sites.google.com/a/Corso Monti, il dominio con i dati che vengono. Quindi non ci sono password. Okay. Ed è organizzato con, come vi abbiamo presentato, l'unica cosa è che le attività sono in questi quadre con i puntini, vanno ad approfondire, trovate la lente di ingrandimento sull'utero, cioè le attività che vi abbiamo presentato da approfondimento sono contenute nelle, in questa. Non ci sono però i dati, per esempio. No, non abbiamo ancora messo. Avete messi. No, aspettiamo, cioè io avevo bisogno di finire tutto prima di organizzare. Non abbiamo ancora messo nulla. Perché dicevo anche nella parte iniziale, quella dedicata soprattutto al profilo di Lutero, lì non. Cioè sono anche lì i dati o no. Prima no. C'è la parte è molto difficile trovare questo cioè, i dati da analizzare, tabelle è molto semplice eccetera, non sono facili da trovare, li ho trovati su Prosperi che è quello che ha fatto un po' di grafici relativamente a questo non è un po' anche perché appunto alcuni archivi sono chiusi, alcuni archivi sono stati segretati e quindi alcuni archivi sono stati distrutti, una parte ad esempio dell'archivio di Roma della Santa Inquisizione in qualche modo è andato anche perduto perché è bruciato nei momenti appunto della rivolta, quando c'è stata comunque tutta una serie di episodi nella storia che hanno portato alla distruzione parziale di parte dell'archivio, quindi parte dei dati. E poi appunto il fatto che fino al 98 non ci potessero mettere piede gli storici, infatti ne parla proprio anche Prosperi dicendo che lui aveva avuto delle autorizzazioni ma non era così facile accedere agli archivi, sta un po' ripartendo adesso dagli anni 2000 la ricerca, ma non ha dato frutti così importanti. Cioè, non è dato nulla di utilizzabile a livello nostro, scuola superiore. Certo, probabilmente una tesi su questo ti porterebbe l'accesso a fonti diverse, ma non è stato facile. Speriamo di problemi. Sì, cioè pubblicato, vai a cercare in giro, cioè su internet, Google Scholar, eccetera, pubblicazioni, non è facile. Si è digerita questo tomo di Prosperi di 600 pagine, 800 pagine non ho scritto, è stato molto bello, interessante, sicuramente documentarsi, però calarlo in una didattica della scuola superiore, insomma, non è facile. E quindi le fonti sono piuttosto limitate, le fonti storiche, cioè le fonti di statistiche da analizzare. Però con quello che c'è si può dare un approccio alla lettura dei dati, dei grafici, che poi l'obiettivo è quello dell'alfabetizzazione dei dati, non è tanto per forza calare in un contesto, questo è un presupposto per poter andare a fondo su alcuni discorsi. Se non è la controriforma, magari i dati delle vittime della guerra mondiale, per esempio, oppure i dati che possono essere legati a fenomeni che sono più documentati, ma se loro hanno la tecnica, la possono calare su qualsiasi contesto, un po' era quello il gioco. Non è un periodo dove ci sono tante fonti, e soprattutto molte sono manipolate, occultate, ed è per questo che ci ha ispirato questo argomento, perché ci permetteva di andare a fuoco, mettere a fuoco questo aspetto della manipolazione. Quindi la manipolazione emerge soprattutto dal confronto delle due
da protestantismo. Esatto, dal confronto, dall'ambiguità di questo periodo. E anche dal fatto che comunque la Chiesa Cattolica molti dati li ha occultati e segretati in qualche modo. E quindi cosa succede qua? E li ha autorizzati, anche perché la Controriforma è tutta una propaganda, no? Quindi in qualche modo ci sono determinate cose che vengono utilizzate in modo propagandistico, quindi determinati aspetti sono proprio usati in una chiave di lettura completamente diversa rispetto a quello che ne hanno letto i protestanti, ovviamente. Quindi questo è anche l'aspetto interessante, far vedere come in fondo lo stesso avvenimento, lo stesso episodio può essere visto da due prospettive completamente diverse. È nato proprio da questo, da questa osservazione, perché quando cioè, il trasporre non tanto i dati relativi alla controriforma e alla riforma in ambito matematico, ma è lo spirito di fondo, cioè come nella storia in quel periodo i dati, le fonti sono state occultate, manipolate, le dati sono mancanti, cosa succede quando nella statistica che ci viene proposta un'immagine di un grafico, cosa ci vogliono far passare con quel grafico? Ci può passare con un grafico senza far vedere i dati? Si può manipolare l'informazione attraverso un grafico con dati mancanti, con dati manipolati oppure semplicemente con dati omessi? Allora, cosa succede se trasponiamo questo in ambito statistico? È stato un po' questo il parallelo che abbiamo fatto, perché è stato molto complesso riuscire a trovare i dati da analizzare in quel periodo. E poi un altro aspetto molto interessante, ma ovviamente parlo delle persone che ne sanno di queste cose, quindi leggendo, però agli allievi non arriva questo concetto facendo la storia della riforma e della controriforma, è che la Chiesa in quel momento è arrivata ad un punto in cui ha rischiato veramente molto. È arrivata a un punto in cui è stata messa profondamente in crisi, ma la reazione a questa profondissima crisi in cui la Chiesa si è trovata è stata dall'interno, ed è stata dall'interno per una serie di figure importanti, come quei padri ad esempio che abbiamo citato, i quali sono stati in grado di reagire epurando determinate figure, Cardinale Paul ad esempio, insomma tutta una serie di personaggi che potevano in qualche modo cambiare il corso della storia e che rivedendo se stessa ne è uscita rinnovata e ne è uscita più forte. Quindi nel momento in cui la Chiesa stava per incontrare un momento di rischio, di caduta enorme come quello appunto della riforma protestante, ne è uscita ribaltandole con la controriforma, con una reazione. Ma questo è dovuto a che cosa? Dovuto a questi grandi personaggi che in qualche modo hanno intuito come eliminare i competitori per il soglio pontificio e quindi arrivare invece con un'idea ben chiara di controriforma. E questa controriforma ha messo in atto degli strumenti che erano ovviamente degli strumenti violentissimi, dai processi, l'inquisizione, l'indice dei libri, i sospetti. E questo è un aspetto interessante che quando si fa riforma e controriforma raramente emerge, perché ovviamente poi a volte le letture di alcuni manuali non sono neanche così illuminate dal punto di vista storiografico. E questo aspetto è un aspetto in qualche modo sorprendente, perché fa in qualche modo capire questi personaggi, un monaco che in qualche modo arriva al soglio pontificio e che ha questa intuizione brillantissima di rimpiantare, di far mettere appunto a tavolino la Chiesa e appunto rimpiantare completamente l'organizzazione e la struttura, rendendola una macchina potentissima. E questo è un altro aspetto interessante di storia che normalmente non emerge. E anche con la letteratura effettivamente si possono fare degli agganci, anche perché al di là dei più noti, però c'è effettivamente il dato anche lì, credo, quantitativo dei titoli proprio a tema religioso che vengono stampati con appunto una quantità incredibile, certo. E credo che siano anche stati fatti degli studi proprio sulla percentuale di libri a tema religioso stampati negli anni della Controriforma, che ovviamente è proprio perché è davvero un discorso di propaganda. L'iconografia pittorica, appunto, anche quello è un aspetto molto evidente, no? Il fatto che comunque l'arte cambia completamente, quadri bruciati e tutta un'altra serie di opere sfornate, fresche, nuove, per propagandare ovviamente la Chiesa della Controriforma. E poi l'aspetto della stampa, l'acceleratore della stampa, così come anche molto interessante un altro aspetto che è emerso dalle ricerche che abbiamo fatto anche con gli allievi,
è l'aspetto comunque del momento in cui il personaggio Lutero cala in un contesto storico complicatissimo, l'elezione di Carlo V, tutta una serie di attacchi al potere imperiale, quindi cala proprio come un topo nel formaggio nel momento giusto, e da lì in qualche modo trova una strada, un acceleratore, no? Relativamente alle sue tesi, alle sue teorie. Le ragazze si sono chiesti: ma perché la Chiesa non l'hanno arrestato immediatamente, non l'hanno portato a Roma, non l'hanno arrestato, non l'hanno processato, non l'hanno giustificato? Sarebbe finito tutto lì. Invece appunto tutta una serie di maglie che sfuggono, lui protetto dal principe, in qualche modo aiutato, la stampa che accelera il processo, tutta una serie di accelerazioni, era il momento giusto, il tempo giusto, anche per far capire che a volte determinati personaggi nella storia cadono in un momento propizio, e quando magari le cose si pensa vadano in un'ottica, invece si spostano completamente in un'altra. E questa accelerazione improvvisa per loro è stata una scoperta, nello scoprire come, cioè non avevano idea che la Controriforma si svolgesse con una rapidità così impressionante, accelerata da tutta una serie di motivazioni storiche e politiche legate al contesto. Però hanno capito perfettamente che, insomma, la fatica per arrivare all'elezione di Carlo V ha dato tutta una serie di contestazioni, principi, insomma tutta una serie di elementi che dal manuale di storia uno non emergeva, avrebbero mai capito e forse neanche assimilato se io gliel'avessi spiegato così, cioè avrebbero detto sì, vabbè, questa ce lo racconta, però poi... E invece per loro era fondamentale, perché poi alla fine si facevano le domande: ma perché non l'hanno arrestato? Perché la Chiesa non lo ha portato immediatamente a Roma e non lo ha fatto comparire dinanzi al tribunale? Sarebbe finito tutto lì. E quindi insomma tutta una serie di domande che normalmente gli studenti, soprattutto i nostri, non si fanno e non si farebbero.